io ti darò di più, io ti darò di più di tutto quello che avrò da te, anche se tu mi amerai come non hai amato mai, io ti darò di più, di più. La verità, tutta la verità, nient'altro che la verità. Ho sempre giurato. Nome e cognome? Remo di Giandomenico. Età? 65. Professione? Insegnante non più. Sposato? Sì. Figli? Due. Perché vuole fare il sindaco di Termoli? Per ridare un ruolo politico a questa città. Chi ha votato alle ultime elezioni politiche? Centrodestra. Ha una canzone preferita? Io ti darò di più. Va a messa la domenica? Certamente sì, qualche volta anche il sabato. Se potessi invitare a cena una celebrità, chi chiamerebbe? Monica Vignani. Quando è andato l'ultima volta al cinema? L'ultima volta, un mese fa, a vedere l'ultimo film che è uscito, quello che fa anche i cartoni animati, quell'animazione di questo genere. Qual è il suo sport preferito? Sport preferito ce ne ho tanti, nuoto, calcio, basket, poi mi piacciono tutti gli sport. Ha una squadra del cuore? Il Termoli. Che cos'ha come sfondo nel desktop? Questo non l'ho capito. Lo sfondo del computer, lo sfondo... Io sono di un'età antideluviana, quindi quando mi si fanno queste domande, gli sfondi sono sempre belli, però non li metto io. Il libro più importante della sua vita? La Divina Commedia. Un quartiere di Termoli dove non vivrebbe mai? Io vivrei in tutti i quartieri di Termoli. Ha mai chiesto una raccomandazione? Per me no. Dov'era l'11 settembre 2001? Stavo a Campobasso, uscivo da un ristorante e vi la telefonata di quello che era successo. Qual è il suo piatto preferito? Orecchiette di cime d'erba. Si è mai ubriacato? Io personalmente no, mi hanno operato. Se non vivesse a Termoli, in quale città vorrebbe vivere? Io dico sempre ogni mondo è paese, quindi sto bene nel mio paese. Dove ha trascorso le ultime vacanze estive? Al Polo Nord. Qual è l'aggettivo che la rappresenta di più? Sereno, pacifico, tranquillo. Se sapesse che suo figlio o sua figlia fuma gli spinelli, che cosa farebbe? Cercherei di aiutarla. Qual è il suo personaggio storico preferito? Giovanni Paolo II. Immagini di essere sindaco e di poter scrivere un capitolo importante nella storia di questa città. Quale sarebbe il titolo del capitolo? Termoli riprende il suo ruolo. Quanto costa un litro di latte? Ma costerà sui 0,60, 0,70. Non lo vado a comprare io, ecco. Qual è il suo motto preferito? Bisogna sempre insistere. Gutta cavat lapidem. La goccia scava la pietra. Che cos'è Amaz Lucasfield? È quello che bisognerebbe dare in testa a chi è venuto a invadere Termoli. Questo è difficile. Dove si trova il vallone Scannacapre? È un vallone di Termoli, dove c'è adesso un tunnel. Qual è il vero nome di Piazza Monumento? Vittorio Veneto. Piazza Monumento, una volta era Piazza Benito Mussolini. Si faccia un augurio. Io l'augurio lo faccio alla città. Forza Termoli e rialzati.